La cappella di Santa Maria del Gesù è un ritornare dei Florio, è un trovare dei vecchi amici che ti accolgono a braccia aperte e ti aspettano per raccontare la loro storia. Ogni volta che ho avuto bisogno di un consiglio, a volte anche di una rassicurazione, semplicemente di pensare alla storia che stavo raccontando, mi sono recata in questo cimitero, fuori Palermo quasi, arrampicato sulle pendici del Monte Grifone. Ed è un luogo particolare perché il suo essere al di fuori della dimensione cittadina lo trasforma quasi in un giardino piuttosto che in un affollato cimitero di una grande città. Un luogo strano, un luogo particolare perché più che in altri la città dei morti si rispecchia nella città dei vivi. I nomi, le cappelle, le sepolture non fanno altro che ricordare la storia della città di Palermo. Talvolta quello che portavo in questo luogo era la mia difficoltà di raccontare al meglio questa storia, di raccontarla nella maniera che fosse il più veritiera, coerente e rispettosa possibile. E talvolta con sincerità ammetto di aver avuto paura di non poter raccontare bene questa storia, di non poterla raccontare nel modo in cui andava raccontata. Qui io ho deposto fisicamente non soltanto dei piccoli mazzi di fiori o delle piante, ma anche i miei dubbi, le mie paure. Ogni volta ne sono uscita rasserenata perché per me è sempre stato fondamentale raccontare con rispetto e con amore la storia dei Flori e della loro vicenda umana, della loro vicenda familiare. Credo che la cosa più importante, almeno per me, è stata così, è stato riuscire a fare in modo che di questa famiglia si parlasse di nuovo, non soltanto raccontando la leggenda, ma raccontando appunto la loro dimensione umana, la loro capacità di essere persone al di là del mito, ed è quello che io spero di essere riuscita a fare con l'Inverno dei Leoni.